dei Valori e SEL a Livorno hanno deciso di organizzare un convegno per fare il punto della situazione del recupero dei bidoni e gli effetti dell'inquinamento. L'obiettivo era quello di approfondire i meccanismi dei controlli nazionali ed internazionali che regolano il traffico navale e mercantile, il sistema di controllo mediante l'utilizzo VTS, Vessel Traffic Service, per monitorare il traffico navale, e l'istituzione del piano del mare, strumento per regolare nelle acque territoriali tutte le attività marine e i luoghi protetti. Lorenzo Cosimi è il segretario provinciale di Livorno del Partito di Rifondazione Comunista. Che significato ha questo incontro tra queste forze politiche su questi temi? È un incontro che vuole essere non solamente ripercorrere la strada di quello che è successo all'iniziativa a gennaio, questione dei bidoni in mare della Grimaldi. Ci interessa fare questa iniziativa con SEL e LDV perché sono forze politiche che hanno avuto una sensibilità pari alla nostra sulle questioni ambientali. Questo è un punto di partenza, questo convegno, un punto di partenza sulle questioni ambientali che per noi sono facilmente ricollegabili all'ambiente, al lavoro e altro. Però credo che su questo punto di partenza deve essere messa a conoscenza la cittadinanza di quello che giace in fondo al mare e quali soprattutto sono le proposte di queste tre forze per quanto riguarda l'ambiente, la tutela delle coste e soprattutto anche un piano del mare sotto il profilo sia turistico, ma anche lavorativo e soprattutto di tutela dei bacini e del fondale marino. Decimo congresso provinciale dell'Unione Inquilini a Pisa si è svolto nei locali del centro San Michele degli Scalzi e ha visto molta partecipazione.